a 3,60. Oggi facciamo un unboxing a 3,60. Siamo andati a Costco e abbiamo speso $160 e i prodotti sono 24 lattine di acqua gasata in lattina, un pacchetto di birre Beck's. Ah no, queste no, le abbiamo prese a Publix, perché Costco è un po' all'ingrosso e quindi devi prendere dei pacchi giganti. Noi ci serve una birretta così, giusto il fine settimana. Allora, questa ve l'abbiamo presa a Publix 64. C'è anche Papatina, Papatina! Guardate Papatina, il nuovo taglio. E poi è per il, come si chiama? St. Patrick, gli hanno messo i fiocchetti verdi. Allora, vai via. Poi, vabbè, morale della favola, siamo andati a Costco e siamo andati anche a Publix. A Publix abbiamo preso le Honey Cubes, molto belle, delle mele organiche, poi dei mandarini, molto belli, peperoni, caffè solubile, Nescafè, molto buono. I biscotti, un po' di biscotti, la Dolce Vita, biscotti, molto buoni. Poi abbiamo il famosissimo, nonché buonissimo, banana bread, che se è fatto bene, fresco, sofficissimo. Un pacco di bicchieri, porta caffè, con tappo, antiverso. Poi abbiamo qua... tomatoes, abbiamo una cassa di arance. Queste arance dov'è che le fanno? Ah, dalla California, prodotto degli USA. No, perché la Florida è uno degli stati dove fanno un sacco di arance, ma io non so dove cavolo le vendono, le porteranno in California. Poi abbiamo preso le tortillas, però a differenza delle tortillas che si comprano di solito, queste non sono cotte, quindi bisogna cuocerle e magari sono anche più buone. Questo qui è $5. Poi abbiamo una papaya. Una papaya, perché mi confondo sempre? No, questa è papaya. Poi abbiamo delle plums. Venite da sta parte, eh. Tanto siamo a 3,60. Delle plums, molto buone. Queste le fanno Perù, Cile, dove usano ancora il DTT. Poi asparagi, un pacco di piselli congelati, un pacco di vegetables, questi ci servono quando facciamo il wok, un pacco di funghi, questi li fanno negli Stati Uniti. Ovvio. Poi abbiamo preso un Jarlsberg formaggio con i buchi. Questo lo fanno bene, lo fanno negli Stati Uniti, no, lo fanno a Oslo, in Norvegia, amici. Poi abbiamo del pecorino romano fatto con latte di capra, milk, rennet, che sarebbe caglio, lo fanno negli Stati Uniti, a Washington. Poi kiwi. Poi, qua abbiamo le noccioline bollite, molto buone, piccanti. Abbiamo un Essence Ultra Time, molto bello, scontato, solo $4, un affare. Che mi serve qui perché ho i capelli un po' sfibrati, anche delle doppie punte. E poi questo qui è un po' del viso che mi toglie le rughe e mi lascia la pelle morbida e giovane. E giù commenti. E poi per gli amici per gli amici vegani di tutto il mondo, per Valerio Vassallo, guardate, peperoni, pizza, pockets, meatless con mozzarella vegana. Praticamente questo qua è tutto vegano, farà sicuramente cagare, ma l'ho comprato per fare un video di noi vegani, quindi state con noi. Poi vediamo, questo preso l'altro, fammi vedere di qua. Questo no, questo no. Ah, questo è il latte da portare in
al lavoro. Poi, già che ci siamo, vi faccio vedere qui. Questi li ho presi l'altro giorno e ho fatto anche il video. Sono le famosissime Italian Style Entries Meat Sauce Gemelli. Meat Sauce Gemelli made with real beef, senza preservativi. Poi abbiamo Italian Style, proprio l'Italian Style è così, punto e basta. Salsiccia, tomato, rotini, made in Italia, proteine, e si sono pronti in un minuto. Perché si sa, la pasta in Italia si fa in esattamente un minuto e mezzo. E quindi questo un minuto velocizza, un minuto uguale. Allora, questo è quello per il presente unboxing. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!